Cari amici, vicini e lontani, ben ritrovati e un saluto a tutti quanti voi. La vita è anche come in questo proverbio che dà il titolo del film. Sto parlando appunto del film Il meglio deve ancora venire, visto il domenica 20 settembre a Pisa alla Multisala Odeon alle ore 17:45, alla Sala Venezia con 270 posti di capienza ridotti a 180 e 23 spettatori presenti. Il prezzo del biglietto è di Euro 4 in promozione per il possessore della Cinecard Pisa al cinema per un incasso di circa 260 euro. Il film dura 1 ora e 55 e è proiettato rigorosamente senza interruzioni in modalità widescreen di genere commedia, cui do il giudizio di eccellente. Un'altra French comedy nei nostri cinema, dove due amici dal carattere opposto si ritrovano, ma per una serie di strane circostanze credono entrambi che l'altro stia per morire perché è gravemente malato. Il film è improntato sull'amicizia e sulla malattia, che scorre bene, ma che per il tema trattato lo rende leggermente sapido, con un po' di amaro, lasciando però tuttavia nello spettatore un po' di gradevolezza ed emozione. Il film, dal mio punto di vista, è la versione francese del film Non è mai troppo tardi, un film americano, hollywoodiano, con Morgan Freeman e Jack Nicholson. Trama, colonna sonora e doppiaggio sono ottimi. Location, montaggio e sequenze buone, gli effetti speciali non sono tanto rilevanti, regia, interpretazione e attori sono eccellenti. Il film naturalmente va visto. Bene amici, alla prossima recensione.